È il momento che tutti noi stavamo aspettando. Dopo un anno, e dico un anno di attesa, eccolo qua. Final Nights 4! E ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo e benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi, finalmente eccoci qua. Final Nights 4, il gioco completo. Abbiamo fatto mesi e mesi or sono le demo. La prima demo e la demo versione 2 ci hanno fatto entrare in questo mondo che è un pochino diverso dal FNAF originale, visto che a quanto pare si dividerà questo gioco in due storie principali. Credo che almeno sia così. Ho letto la trama, dovrebbe essere così, ok? A posto. Non ho altro da dirvi. Iniziamolo adesso. Play. Wow, un anno. Voglio proprio sapere che cosa hai fatto, Jelly. Come cacchio ti chiami? Max Donovan. I'm a paranormal investigator. I've been investigating Freddy's for over 5 years now, and I know I'm close to finding out what happened. Mysterious disappearances, possible murders. No bodies, no nothing. Compasso fuori a caso. I need to know what happened. It could be my breakthrough. It could solidify me as the man who solved Freddy's. Chi è? Sì. Un pack. Attached to this note is the keys of Fredbear's. I cannot disclose my name, my origins, or how I found you. But I will meet you there. Signed PM. PM. Purple Man? Ok ragazzi, allora, l'intro l'avevamo già vista un sacco di volte. Oh, ecco, ecco, e già questa è una Oh, fermo! Allora, questa è una parte della demo principale, ovvero che dovevamo entrare all'interno di questa pizzeria. Noi siamo Max Donovan, un detective che sta indagando in quello che è successo all'interno di questa pizzeria, ovvero il Fredbear's Family Diner, ovvero la prima pizzeria di FNAF. Perciò, vediamo cosa abbiamo qua. Assolutamente niente. Grazie mille per avermi dato nulla. Dovrei avere delle chiavi, eccole. Questo. Posso prendere le robe top secret. Non posso prendere niente, devo per forza andare dentro. Vai. Perché le texture si caricano in ritardo? Non ha senso. Che cosa serve? Question. Ah, cosa ha causato questa symptoms? Ma io ho le chiavi, posso andare ad utilizzare le chiavi? Devo premere questo, giusto? E fare così. Oh mio Dio! Bentornati all'interno della vecchia pizzeria di FNAF. Allora, in teoria dovremmo andare tri. Allora, qua non ci posso andare. Qua c'è una scala. Ho preso pure la scala. Qua non ci possiamo andare. Possiamo andare da questa parte? No, dobbiamo andare per forza indietro. Dobbiamo andare immediatamente a chiudere. Ecco, dobbiamo andare esattamente qua. Però per andare qua mi serve un codice. Che se non ricordo più il codice. Torniamo indietro, via, fuori di qua. Fuori, dietro, bravo. Ci dovrebbe essere un codice qua, un codice da qualche parte. 1973, potrebbe essere quello il codice? Allora, 1973, proviamo. 1973. Pizzi! Ah, vero, ho bisogno di un'ascia. E che faccio? Utilizzo la scala? Va di scala? Va di scala! Utilizza la scala, fai qualcosa! Devo trovare un'ascia. Se non sbaglio ci deve essere il bagno da qualche parte qua. Di qua, giusto? Non posso andarci. Oh, ecco, lo sapevo! Ogni volta che faccio sta mossa, perché la faccio sta mossa poi io? Perché? Ah, wow! Cioè, se ti trovi davanti alla porta non puoi andare in bagno, devi tornare indietro. Che gioco stupido! Scala. Yes! Un'ascia! Da... Ecco. È stato un piacere. Jason ha bussato alla porta del bagno di sto poveretto. Andiamo via. Ma come fai ad essere qua dentro? Ma chi sei tu poi? Utilizza sta ascia. Va di ascia. Facciamo Jason in Five Nights at Freddy's. No, non l'ho perso. Allora, torniamo indietro. Indietro. Adesso possiamo andare dove c'era il puppet. Poi mi spieghi perché stai tornando dall'altra parte. Allora, vai indietro. Ok, perfetto. Vai avanti. Ciao, puppet! Io TVP! Tu mi VP? TVP! Vai! Il puppet richiede attenzione. Ma non gli piace essere visto.
Ok, grazie per avermelo detto. Ce la possiamo fare, ragazzi. Non dovrebbe essere così difficile. Spazio. Non mi ricordo più come si gioca. Così si dovrebbe fare, giusto? Non gli piace essere visto? Ah, così ricarico. Non ti tocco, ma è nella vita. Ah, ho capito. Ok, bello. Me lo sono ricordato dopo, me lo sono ricordato. 20 anni ci sono voluti per ricordarmelo, ma però lo stesso. Ok, quando c'è il pupazzo, basta fare così. Quando invece c'è il puppet là, non devo andare assolutamente ad aprirlo, ma devo solamente fare il flashlight a sinistra. Tanto ricarichiamo un pochino. No, no, non ti vedo, puppet, non ti vedo, no, no. Ok, mi sa che devo flashare. Ti flasho, lurido. Carica, 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 carica. Ok, non faccio nulla. Non ti ho visto. No, non ti ho, non esisti. Per me non esisti, puppet. Bravo, ora sì. Non ti vedo. Anche se ti metti così, non ti vedo proprio. No. Non sono morto. Come faccio ad essere morto? Ah, non sono morto. Notte uno. Bravo. Ora inizia il casino. Allora, come stavo dicendo, noi stiamo impersonando due persone. Uno che sarebbe il guardiano notturno, questo qua, e uno che sarebbe Max Donovan. Per ora siamo nel passato. Con Max Donovan ovviamente siamo nel futuro. Ah, devo far fi- cioè, devo Fredbear, quello che sei tu, what? Allora, se ben mi ricordo, con Spring Bonnie dovrei stare fermo appena lui arriva all'interno del mio ufficio. Con Fredbear devo solamente fare in modo che non mi vada a spegnere le luci. Che ore sono? Che ore sono? L'una del mattino. Comunque, raga, fatemelo dire, è fatto veramente, veramente bene. È fatto veramente... Cosa? Che è successo? No! Fermo! Devo farlo muovere in continuazione. Devo far finta che ci sia qualcuno all'interno di questo edificio. Perché Fredbear, diciamo che è un tipo un cameriere. Dobbiamo fare rumore, così pensa che ci siano dei clienti. No, così dovrebbe essere, giusto? Devo farlo muovere. Non so più manco dove è finito, raga. Non so più manco dove è finito. Dove sei? Allora, party room 2. Vai qua. Da arcade vai qua. Bravo, bravo figlio. Si è buggato. Raga, se si è buggato per me è a posto. Non si è buggato. Fa bagno, Fredbear. Devi seguire quello che ti dico io. Intanto sto sputando tutte le parti di sto gameplay. Vi chiedo scusa. Sì, siamo qua. Abbiamo bisogno di un po' di pizza con calamari fritti e 4 patatine. Please. Bravo, bravo. Ora lui si dovrebbe muovere di qua. Si dovrebbe avvicinare da me. Intanto è andato pure l'altro. Sono insieme. Più. Dai, ti prego, muovi tutto. Che ne sono? Che ne 3 del mattino. Forza, che ce la faccio. Devi morire. No, Fredbear, ti prego. No, ti prego. Come faccio? No. Io ce l'ho, mi ricordo più come si gioca. Qui c'è un giochetto. No, 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 state, dammi lontano. Puzza via. Pusta via, pusta. Cioè, non posso nemmeno arrivare alle 6 del mattino perché sono morto. Allora, già mi ricordo il tuo jumpscare, quindi non mi spaventerò. Ti vedo. Ti vedo. No! Non ti vedo più, non ti vedo. No! Non ti vedo più. No, 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 no. Raga, dobbiamo fare in modo che quel maledetto Fredbear non mi venga a spegnere il generatore. Perché se mi spegne il generatore, io non posso fare più nulla. Solo 2 animatronics ci sono questa notte. Quindi sono Spring Bonnie e Fredbear. Spring Bonnie non fa assolutamente nulla. Lui in teoria dovrebbe venire qua davanti. Appena lui si trova qua davanti, dobbiamo guardarlo in faccia senza fare nulla. Appena c'è Fredbear, dobbiamo fare in modo che lui pensi che ci siano persone all'interno dell'edificio. Così non spegne il generatore. L'unico modo per farlo è spammare un sacco di volte questo rumore. Che ci fai qua? Qua, vieni qua. Non tu, lurido. Non staccare nulla. C'è gente. Ci sono persone. Vieni qua. Oh, qua. No, no, tu lurido. Lurido, alla sorella spray per occhiali. No. Ti tiro una taglia di lasagna in faccia. Perché? Perché?
Signori, ma Fredbear, come cacchio si fa a stare fermo? No, cioè, l'unica rimasta non si sta fermo. Io devo capire come cacchio. Allora, che cosa dobbiamo fare per Fredbear? Ora mi sono ricordato. Lui va a cercare le persone, giusto? Ma appena si ferma in una stanza, deve sentire il rumore. Il rumore in un'altra stanza, così lui ci va. Finché non deve arrivare qua. Appena arriva qua, noi siamo sicuri che non ci attacca. Questo è lo scopo per uccidere Fredbear, quindi è facilissimo. So io che sono scemo. Già è partito, seguiamo. Seguiamo i suoi movimenti, che noi possiamo ancora farlo. Possiamo farlo. Allora, ok, è andato qua. Ora lui si dovrebbe fermare un attimo. Ok, qua. Bravo, 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 vai qua. Bravo, fermati un attimo. E vai qua. Vieni qua. Da papà, vieni da papà. Vieni da me. Ora che è qua, raga. Easy. Non si vede. È qua, 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 qua. Ah no, è l'altro pure. Sì. Ah, finalmente ci siamo riusciti, ragazzi. Tutto fatto. Tutto fatto, perfetto. Tutto fatto. Perfettamente. Bravo, ora dovresti ritornare indietro. Ti prego, dimmi che stai tornando indietro. Bravo, vieni allo show stage. Bravo, figlio. Bravo. Oh, ritorna. Grazie. Ci voleva così tanto. Mi sa che ci voleva così tanto. Ciao, Bonnie. Ciao. Sono brutto. Vedi che sono brutto. Non mi posso muovere, raga. Non mi posso muovere. Vanni lontano dalla testa. Via. Via. Bravo. L'avevo detto io che era facile. Grazie. Mua, mua, ti voglio bene. Stati fermo là finché non finisce la notte. L'ho finita. Sì. Sì. Non ci voleva niente, era facilissima e io ho sbagliato tutto fin dall'inizio. Però ora so quello che devo fare, so cosa potrebbe accadere. Non ci ho capito assolutamente niente. Cioè, così, tutto veloce. Ok, ragazzi, direi che il video di oggi lo posso anche terminare qua. Questo è stato il primo episodio di Final Fantasy 4. Un pochino travagliato, lo so, ma dovevo ricordarmi come si giocava. Vabbè, quindi anche ragazzi, io spero tantissimo che questo inizio di serie vi sia piaciuto. Mi raccomando, tantissimi pollici in su per un prossimo episodio di Final Fantasy 4. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ehi! So!